Non è un caso che l'articolo 43 ha subito il primo grosso attacco una quindicina d'anni fa da parte di una serie di giuristi pseudo-riformatori che in realtà avevano come oggetto quello di deformare e stravolgere la Costituzione, e disse che l'articolo 43 era un articolo morto, disapplicato e che era stato assolutamente, diciamo, superato dal diritto europeo, dalla regola della concorrenza e così via. Non è un caso, perché quell'articolo 43 è l'articolo invece intorno al quale stiamo cercando di costruire una serie di esperienze, nuovi modelli di gestione dei beni comuni, proprio con il coinvolgimento di comunità di lavoratori, di cittadini. E quindi per noi invece l'articolo 43 costituisce una base, un fondamento giuridico molto importante. Così come l'altro articolo oggetto, diciamo, di attacco fortissimo, di pseudo-riforma, perché poi il concetto di riforma da noi viene utilizzato, è stato utilizzato alla Costituzione e i progetti di riforma in realtà in forma regressiva, quindi per colpire i principi e i valori fondamentali della Costituzione e fare passi indietro, è l'articolo 41, il secondo comma, cioè i limiti all'iniziativa economica che non può porsi in contrasto con l'utilità sociale, col diritto all'ambiente, alla tutela del territorio, alla tutela della salute, era un altro di quegli articoli e disposizioni oggetto proprio dell'aggressione. Quindi non è un caso, il 41 secondo comma e l'articolo 43 invece devono, e noi questo tipo di lavoro stiamo facendo da un punto di vista giuridico, politico ed economico, devono costituire la base, il fondamento giuridico, oltre a quello che prima diceva Tommaso Montanari, ovviamente l'articolo 1 e l'articolo 9, ma dal punto di vista operativo gestionale sono il 41, secondo comma, e il 43. Allora, io a memoria dunque, uno dice che la libertà di iniziativa, provo a memoria, la libertà di iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con la sicurezza, con la dignità e con la salute umana o qualcosa del genere, giusto? Ecco, è l'utilità sociale. Ecco, questo è il 41, quindi ed era stato un articolo voluto da Einaudi, quindi una bandiera del liberalismo, diciamo, dell'epoca. Il 43 invece dice che per determinati servizi di valore essenziale che lo Stato può riservare o di espropriare a favore di comunità di utenti e lavoratori determinati servizi pubblici di interesse generale. Quindi c'è sostanzialmente questa idea della comunità di utenti e di lavoratori come soggetto giuridico che pone in essere le più importanti fra le attività. Questa è una cosa molto importante. E poi il fatto che nel 43 si dice, il 43 giustifica sia l'espropriazione della proprietà privata che la riserva di proprietà pubblica a queste comunità, dicendo queste sono cose così importanti che devono essere governate da comunità di utenti e di lavoratori. Dopodiché quella norma ha avuto pochissimo seguito. E effettivamente questa nozione di comunità di utenti e di lavoratori non è stata definita giuridicamente, non è diventata come dire, un mattone costitutivo di un diritto privato, di un diritto, diciamo, più generale. E lo diceva anche Weigmann ieri quando, a Torino lunedì, no? Quando abbiamo fatto questo seminario sulla trasformazione di Arin S.p.A. in ABC Napoli, quindi sulla trasformazione del servizio idrico integrato, una delle cose che sono venute sul tavolo è come si debba giuridicamente dare una definizione a questa idea di comunità contenuta in Costituzione. Sta capitando una cosa, però, secondo me abbastanza problematica, che io penso che vada segnalata, che oggi dì c'è in giro una vera e propria fobia per la comunità. Cioè è in corso un attacco ideologico molto pesante ai beni comuni, sull'idea che i beni comuni rievocherebbero delle nozioni di comunità che sono in qualche modo oppressive di diritti individuali. Questa cosa qui va in qualche modo presa in considerazione nell'utilizzo anche della terminologia di cui vogliamo farci carico, perché il comunitarismo è stato fortemente delegittimato ed è in corso un forte processo di delegittimazione come una visione in qualche modo regressiva, oscurantista, poco attenta a quelle che sarebbe la creatività individuale, i diritti individuali della persona e tutte queste cose qui. Allora, questo è un tema che è all'ordine del giorno e deve stare all'ordine del giorno perché evidentemente individualismo e comunitarismo evocano due visioni opposte. È stato molto interessante quello che diceva Montanari prima, che dice prima si è fatta la città bene comune e poi si sono assegnati, come dire, i leftover, no? Quello che rimane all'individuo.
e quindi la comunità viene prima dell'individuo, perché lo sforzo collettivo è quello che costruisce i blocchi della giuridicità dei beni comuni, no? E invece oggi purtroppo, dopo tanti secoli di individualismo proprietario e di retorica dei diritti fondamentali, i diritti della persona vengono sempre prima e la comunità viene vissuta come qualche cosa di cattivo, di comunque oppressivo, di comunque non liberale e quant'altro. E questo è un nodo teorico importante, perché la codificazione privatistica è una codificazione basata sull'individuo. Noi oggi, con un codice dei beni comuni, che piaccia o meno, dobbiamo fare un codice di comunità. Cioè, dobbiamo mettere al centro la comunità, poi possiamo dargli pure un altro nome, ma questo dobbiamo fare, perché questa è l'unica inversione di rotta che mette il collettivo e la dimensione relazionale al centro e lascia l'individuo sicuramente libero nell'essere, ma fortemente limitato nella possibilità dell'avere e dell'accumulo. Questo è sostanzialmente, io credo, uno dei passi teorici fondamentali dell'operazione che stiamo cercando di fare qui.